Buonasera a tutti, buonasera, ciao ragazzi, ciao. Leonardo, Leo, non ti Claudio. sentiamo. Ecco, io ho già una domanda in apertura. Accidenti, subito, davvero iniziamo, Ma subito. di quelle proprio importanti. Allora, Aspetta, vedo qui, aspetta, sì. aspetta, vai, vai, fa la domanda, vai. Vedo qui che la conduttrice del Monte Carlo Open di Sky Sì. si chiama Eleonora Cottarelli. Ecco, Sì. vorrei sapere, è figlia o parente del dottore? Non lo so, non ho idea, perché vuoi sapere Ora questa cosa? indaghi perché vorrei capire se l'Italia è sempre il paese che amo oppure no. Ecco. No, no, non è, no, no. No, Comunque è non è. piena di Hai già. Cottarelli, No, no, ma ma ho sono capito chi è, sicuro. ma è da tanti anni che è a Sky, prima che Sì, suo vabbè, padre. capivo. Anche il suo babbo è tanti anni, lei il suo babbo. No, ma però il suo babbo è pochi anni che diciamo così, che è balzato alle cronache. Che potrebbe farla lavorare a Sky. Sì, Diciamo. no, no, diciamo Senti così, che inizio incredibile. che ha avuto, però non lo so, non ho la più pallida idea, non lo Comunque, so. allora vorrei fare un altro approfondimento. La Flavia Pennetta, più che matura e più che bella. Non vi calma. Sta con Fognini sempre, sta Sì, con Fognini sempre. sta con Fognini. Sì, sono una bella coppia, secondo me. Senti che temi porto alla ribalta Ma stasera. davvero? Sì. Ma chi se Di ne vedere il terzo frega di punto in questa? Catanzaro, no, e un po' lo vedevo anch'io, ma francamente mi ha già annoiato. A parte il fatto che secondo Catanzaro? me sì, perché mi sembra ci sia poca partita, ma poi, cioè, onestamente, ma che buio c'è a Modena? Ma perché non accende le luci a Modena? Ma dove è buio? Ma più che altro è bello No, perché c'è queste ombre pazzesche perché no, sono molto pazzesco. direzionali. Cioè, ma è che con le torce illumina il campo a Modena, che Davvero? fanno? Sono a risparmio energetico. Incredibile. Mi pare. Bene, dopo aver. Ora Luca ci spiegherà come le è andata in Abbiamo realtà la partita ieri sera. Bullizzato Modena, Vivarini, la tennista, Sì, quindi ormai. millantato sulla Eleonora Cottarelli. Parentelle della Cottarelli, Parentela quindi Ottarelli, Andrea, che poi questa sera. chi se ne Sì, fregherà poi, ma chi se ne in effetti, no, frega? nulla. No, no, Cottarelli ha due figli, uno si chiama Niccolò e l'altra Elisa, quindi niente da fare. Ok, benissimo. Sta Bravo, facendo un bravo. master in economia a Londra, quindi niente da Sì, fare. dai. Quindi Non tra è un il po' tipo che ha lavorerà le in qualche figlie e banca. fammi le presentatrici, dai, no? Vabbè, Sa vabbè. quello, sei fin. Guarda, Non lo c'ha già so. scritto, se, segnalati, denunciati e querelati, c'ha scritto lei, guarda Leo. Io Top. non ho parole, io non ho parole, non ho parole. Ovviamente l'ha Top. pensato Leonardo. Signora Cottarelli, io però avevo messo il punto interrogativo in fondo, quindi non sapevo, anzi, io volevo posto questa domanda per evitare qualsiasi dubbio, scongiurare qualsiasi dubbio. Lei, peraltro, è una grande giornalista, io la seguo sempre con attenzione. L'uomo della Cioè, panza. per me, se non ci fosse lei, potrebbe non esserci il tennis su Sky, le dico la verità. Ecco, bene, ottimo, perfetto. No, è bravissima. Se non erro, ha fatto le Olimpiadi nel 2012 a Londra, se Sì, non no, erro. no, è brava, è brava, è brava. Va bene, buonasera Andrea, buonasera Padre Tempo. Ah. Ciao, portato dalla piena, un saluto dal Canada. Vespucci Viaggi, beh, i viaggi con Amerigo Vespucci ci portano proprio lì, il Nord America, bravo. Grande architetto Paolo Puccioni, grazie mille. Che ne pensate della partita di Gonzales di ieri? Ecco, bene. Come ciao. Noi la rivolgiamo. Per questa roba c'è Questo c'è il Luca. professor Masini, professor Certo. Masini. Allora, innanzitutto metto due slide. Sì. Quindi, innanzitutto, No, il perché titolo poi è è morto. Vittoria o morte. Quindi è stato davvero un disastro. Alla fine, ragionandoci un po', forse così disastroso non è stato, no? Allora, guardiamo intanto come sono andate, state messe in campo le squadre. Questa è la struttura media che è sia in possesso che non possesso. Quindi guardate come siamo alti. Praticamente i nostri due difensori sono sulla linea dei centrocampisti e non c'è nessuno
che è al di là della nostra metà campo, se no i due difensori, ok? Questo è medio, in possesso e non possesso, perché in possesso avevamo un solo difensore, ok? In possesso c'era un solo difensore che era Milenkovic. Allora, secondo me ieri lui, è una cosa che tu hai anche detto a te ieri sera, lui voleva fare densità a centrocampo. Perché? Perché uno dei modi per attaccare blocchi bassi come questo è attirare la squadra con densità a centrocampo, sguarnire gli esterni e attaccare con esterni larghi, ok? È successo però, secondo me, che i nostri due centrocampisti centrali sono stati lenti, aiutatemi a dire lenti perché sennò diventa curioso, a far girare il pallone. Devo dire che ieri è stato veramente pessimo Arthur nel far girare il pallone. Mi ha deluso tanto. Io da Mandragora non mi aspetto chissà che cosa. Da Arthur, invece, mi aspetto che non sia un giocatore che fa girare la palla a quella velocità. Guarda, qui da... No. Ormai da Arthur non ti devi aspettare più niente. Sì, perché Andrea, avevo visto per le due partite Scampoli, perché purtroppo non mi faceva scaricare la partita intera, e vedevo questi che anche contro il Servette e contro la Dinamo difendevano 5-5, ma non è un 5-5 brutto, è un 5-5 bello ordinato, no, zona, cioè, ma guarda, no, allora, correggimi se sbaglio, Luca, io ho detto più volte che per giocare una partita con quella del Victoria bisogna avere dei valori che magari non sono valori tecnici, ma sono valori mentali, di squadra, di organizzazione collettiva. Cioè, questi hanno giocato una partita, cioè giocano partite 98, difendersi così sotto pressione, ora ieri tanto sotto pressione non era neanche, ma insomma difendersi lì per 98 minuti non è banale, però Leo, è difficile invece, perché loro sono stati 98 minuti senza toccare mai la palla, capito? Esatto, capito? Guarda, è difficile, è molto più difficile che avendo la te la palla, certo. Quindi è molto più, diciamo che sono stati bravi. Poi a me non piace come siamo presuntuosi noi in Italia in generale, ma anche a Firenze. Cioè, non è che perché questi sono della Fortuna Liga, allora sono degli scappati di casa. Cioè, comunque sono professionisti, sono una squadra più dignitosa. Ora, hanno fatto la Champions più di noi ultimamente. Ma poi, voglio dire, in Serie A gioca la Salernitana. Ma l'avete vista giocare la Salernitana? Ora, in questo istante, perde 2-1 con la Lazio. Eccola lì, guarda. Eccola lì. Al 22esimo. Dopo 20 minuti, capito? Cioè, la Salernitana è molto meno squadra del Victoria, magari a qualche giocatore un pochino più importante, però anche loro hanno il 10 che ieri ha fatto comunque il difensore, che è un ragazzo che ha fatto questo campionato 18 gol. Ditemi chi dei nostri ha fatto 18 gol. No, soprattutto ieri, appunto, hai detto te, e sa fare tante cose. E quindi, comunque, secondo me Italiano ci ha provato, ok? Ci ha provato, però fai girare così poco la palla, cosa è successo? I due esterni dovevano stare isolati, attaccare uno contro uno, hanno cominciato ad andare anche loro al centro per cercare di toccare la palla, perché non gli arrivava mai. Quindi gli esterni li hanno fatti i terzini, e i terzini in uno contro uno non ne hanno vinti quasi nessuno. E qui è nata una partita equivoco. Nel secondo tempo, quando io mi sono arrabbiato tantissimo, poi dopo a mente lucida ci ho ripensato, nel secondo tempo quando ha messo Barak per Beltran, lì l'Italiano ha dichiarato che voleva... Me l'hai scritto, ha paura, però poi lui te l'ha spiegato nel secondo tempo, nel dopo partita. E l'ha confessato. Sì. Però Luca, se tu mi permetti, quella frase lì secondo me è molto preoccupante, non tanto quel che ha pensato di fare l'Italiano, quanto per la considerazione che l'Italiano ha in questo momento della sua squadra. No, cioè, l'Italiano pensa che se disgraziatamente questi prendano gol dal Victoria, siamo fuori. Perché l'Italiano non si fida dei suoi attaccanti. Direi di no. Guardate la struttura, questa struttura qui non è soltanto al quinto minuto, è stata per tutta la partita. Quattro ragazzi, quarta, i due centrocampisti, Beltran e poi Barak, che continuano imperterriti a cercare di attirare i loro difensori, e i loro difensori non si sono fatti attirare.
loro difensori non hanno, hanno accettato di andare in inferiorità a centrocampo, abbassando a volte la punta e quindi accettando di non fare più neanche il contropiede, ok? E quindi alla fine non abbiamo mai avuto modo. Cioè, ieri sera l'uno contro uno era difficile perché non c'era mai uno contro uno, ovvero non c'era mai la possibilità di saltare l'uomo perché tanto c'era il raddoppio. E quando c'è il raddoppio non serve a niente l'uno contro uno. Non serve a niente. Quindi in questi casi devi saper girare la palla. E noi le palle le facciamo girare, ma soltanto ai tifosi. Bravo, bravo. Mi sembra un corollario fantastico. È così. Ieri sera veramente siamo stati ridicoli. L'unico ieri sera che è piaciuto veramente tanto, che ha dimostrato di avere cervello e mente calcistica, Quarta, qui calcistico superiore. Ma avevi detto anche Dodò, non te l'ha dispiaciuto, eh? Dodò non mi è dispiaciuto nel primo tempo, poi è scomparso. Okay. È morto, Dodò è morto. Nel secondo tempo si vedeva che il ragazzo... Primo tempo più dinamico, ha saltato l'uomo, primo tempo, qualcosa ha fatto. Sì. Ma non è un caso che l'unico giocatore della Fiorentina associato a squadre di livello, di ottimo livello, è Martinez Quarta, eh? Cioè, non è un caso. Non è un caso, e anche Dodò, tra l'altro, eh? Dove va Dodò? No, ma dico Dodò comunque è un giocatore che ha mercato. Dodò, se lo lo comprano più all'estero che in Italia. Sì, ma ragazzi, è inutile che insistete nel dire dell'uno contro uno. Ieri non c'era l'uno contro uno. Ieri dovevi far girare veloce la palla, Jacopo. Perché tanto l'uno contro uno, se tanto dietro ce n'è un altro, non serve a niente. Loro hanno accettato tutta la partita di essere in inferiorità a centrocampo, non gliene fregava niente di farci, ci hanno lasciato girare la palla tutto il tempo. È stata una scelta deliberata, loro hanno accettato di non vincere, pur di non perdere. Oh ragazzi, è una scelta, loro non potevano vincere se non sul calcio da fermo. Scelta irripetibile al ritorno, dove io credo non sarà la stessa partita. Al ritorno loro... Cioè, magari proveranno anche a farla questo tipo di partita, ma a Firenze è più dura, eh? Ieri è stata la partita in cui la Fiorentina ha subito meno expected goal e quindi difensivamente... Sì, insomma, hanno sbagliato un po' loro a un certo punto. Guarda, sì, anche sì. Ieri l'occasione l'hanno avuta loro, eh? L'expected goal più alto è stato loro. La somma però è veramente bassa. Certo. Perché c'è stato solo quello. Però la Fiorentina ieri ha fatto delle sue n.000 partite, perché ormai ne abbiamo fatte tante in Conference League, me le sono scaricate tutte, quella in cui abbiamo tirato meno volte in porta e abbiamo fatto meno expected goal. Ovvero noi, una squadra che difendeva così, in Conference non l'abbiamo mai incontrata. Guarda, io sono curioso di vedere la partita di lunedì col Genoa contro una squadra che tutto sommato non ha molto da chiedere, serena, tranquilla, che però comunque è una squadra che ha dei valori. Voglio vedere che Fiorentina sarà. Bravo. Sì, però sarà meno accanita, probabilmente non è più una partita dentro fuori. Cioè, voglio vedere che Fiorentina sarà. Ecco, secondo me è un bel test in vista ai loro. Detto questo, questo è il calcio che piace alla Beozzi, eh? Perché è il calcio d'oro. Io credo Duccio Mazzoni abbia comprato la maglia e la tessera, gli abbia dato la tessera del Victoria Pilsen, il socio onorario. Sì, è vero. Perché questo è il calcio loro. Senti, sì, mi dici voleva... di Belotti? No, cioè ecco, no, conseguenziale cos'hai? Importante, sarebbe stato importante avere giocatori capaci di far girare velocissimo la palla, perché una squadra non tecnica, non strutturata a centrocampo come quella non avrebbe avuto la capacità di fermare una squadra che gioca a ritmo alto, e noi non siamo in grado, non abbiamo la capacità tecnica, e questo è il nostro problema. Non c'è dubbio. Dicevi di Belotti. Allora, Belotti ieri ha fatto la solita partita di fatica, e come al solito lo abbiamo esaltato tutti per un recupero su un fallo laterale. Per me non è sufficiente, perché mi sarei aspettato da lui movimenti elastico per portarsi via il recupero sul fallo laterale.
Sì, ma ieri ha sbagliato i movimenti, perché quando il blocco è basso tu devi fare continuamente l'elastico per portarti via un difensore, e lui non l'ha fatto l'elastico, lui si metteva sulla linea ad attaccare, aspettava che la palla gli spovesse e che passasse sopra. La palla scoperta non c'era mai, quindi te non avevi mai modo di mandare la palla sopra, e quindi lui lì non serviva a niente, a niente. È uscito al solito Beltran, ma anche Beltran non è riuscito a trovare nessuna imbucata. Ma a parte, ragazzi, imbucata per cosa? Abbiamo fatto 20 tocchi in aria ieri. Ma ieri questi hanno difeso, ma non hanno difeso in aria, hanno difeso alti. Cioè, se riguardiamo le slide, rispetto a quelle della Juve, di posizione media, questa è la posizione media, questi rossi non hanno difeso in aria loro. Stretti e corti. Senti, volevo... Ah beh, non c'è dubbio, però vedi, no, alla fine il tema è questo, secondo me, che ha voglia di ragionare, ma anche con l'Atalanta, dove è stata tutta un'altra partita, se non fa gol Mandragora col Jolly, è 0-0. Eh sì. Diciamo che con l'Atalanta sono state anche due buone occasioni che avrebbero meritato almeno un gol. Meritato quello. Anch'io mi meriterei ogni tanto, però capito? No, ma è diverso, nel senso ieri ormai non tocca più e me lo meriterei, io lo so che ormai non tocca più. Ma ieri non c'è stato neanche quello. Cioè, la partita con l'Atalanta è stata un'altra partita. L'Atalanta squadra strutturata ha accettato di andare uno contro di noi, e se vai uno contro di noi perdi. Comunque il calcio è veramente inspiegabile. Cioè, ma l'avresti detto che ieri l'Atalanta faceva 3-0 a Liverpool? Sì, mai. Ma l'avete visto, ma giocato il primo tempo in Liverpool ieri sera. Appunto! Te la saresti mai immaginato? Ecco, no, il Liverpool ha scelto! Evidentemente il Liverpool ha scelto. Perché l'atteggiamento con cui il Liverpool ha affrontato la partita non va bene. Quando si è accorto che stava perdendo, ha cominciato a mettere... Ormai era tardi. A testimonianza del fatto che nel calcio non funziona accendo l'interruttore e spengo l'interruttore. Non esiste. No, infatti. Non esiste sta cosa. È stato un errore. Però va bene. Vai, magari passa qualche squadra italiana in più. No. Senti, hai mica potuto dare un'occhiata al Bruges e al PAOK? Ieri sera ho visto... Sì, ieri sera ho visto... Allora, una cosa che non sopporto, ok? Ho visto diretta gol, che veramente è come non vedere niente. Però è l'infarinatura generale, certo. Sì, è come non vedere niente. Allora, diretta gol è la televisione per chi vuole vedere gol. Per chi di fatto del calcio non ne frega nulla e gli interessa vedere gli highlights per 90 minuti di highlights. Perché ho cominciato a vedere Liverpool-Atalanta, ho visto Liverpool che giocava in quel modo, ho detto la cambio. Cioè, non posso vedere una partita così. Ora, non pensavo ne facessero prima, ma aspettavo che comunque l'Atalanta gli andasse a rompere le scatole. E gliela rotte, vai. Luca, ti sarete aspettato di vedere Zola e Belotti insieme negli ultimi minuti? Ti domanda questo amico padre tempo. No, ci può stare, assolutamente. Più che altro vedo che anche te hai notato che Belotti non faceva mai elastico. Non faceva mai elastico. Cioè, se non fai niente mai in modo di uscire dalla linea, Ora, non dare questa importanza a chi ci scrive. Lui l'ha scritto perché l'hai detto te, vuol fa bella figura e l'ha scritto lui, ma figurati se l'abbiamo fatto. L'ha visto. No. Padre Tempo, si scherza. L'ha visto. Ma dove la servi questa birra, Ciampo Show? Dove sei, amico mio? In birreria, dov'è? In birreria, servire la birra. Questa è una birra cieca. La Krusovic, ma mettilo da su tutti gli schermi che la fan della birreria. Gli schermi che la fan della birreria, mi sembra la cosa migliore, così vanno via tutti. Con l'audio. Certo. Una domanda, come mai non facciamo mai un movimento con gli esterni o il centravanti per rompere la linea? Movimento con gli esterni vuol dire gli esterni nostri entravano dentro, quindi i nostri movimenti, comunque gli esterni facevano il movimento, entravano dentro... perché non gli arrivavano palle sull'esterno, eravamo lenti e quindi loro si facevano sempre in tempo a far scorrere la loro linea e arrivare a raddoppiare. Scendeva
una mezzala, c'era l'esterno basso, i nostri esterni non servivano a niente. L'hai visto Sottil? Cioè, quando Sottil provava a fare le sue, e le fa sempre, c'aveva sempre uno e quello dietro che aspettava. Quindi non poteva che provare, non poteva che provare a fare quello che faceva, cioè rientrare dentro. Ieri ci voleva una circolazione talmente veloce della palla e prima o poi loro si sarebbero scomposti. A quel ritmo lì si poteva giocare 900 minuti. 900 minuti. Non si può. Intanto ha segnato Felipe Anderson 3-1 per la Lazio. Ne farà, se segui tanto così ne fa 8. Il nostro amico Leonardo è in Svezia, grande, in Svezia. Sì, ottimo, anche se tu ci metti in filo di infusione a posto, ma cos'è sta roba? Dirà. Comunque, bravo. Comunque, ora io sto guardando Villa Salernitana, no? Ma perché Jerome Boateng fa questa roba? Cioè, nel senso, fai festa, avrai guadagnato, te le sarai tolte le soddisfazioni, perché devi finire in questa maniera brutta così? Dai. Te dici perché uno non smette, perché uno c'ha voglia di giocare a pallone sempre? Probabilmente sì. Allora, o c'ho bisogno di soldi o c'ho voglia di giocare a pallone. Quindi con chi faranno cassa? Caiode? Con Caiode fanno cassa? Subito? Così, sì, a secco. E chi vendi se no? Caiode è tutta plusvalenza o Milenkovic? Eh sì, uno e due. Vedrai. Gli altri no, non sono plusvalenza. Caiode, se venda... Però loro sono, cioè, secondo me sono attenti alla sensibilità della piazza. Subito Caiode, no? Subito Caiode gli porterebbe tante critiche. E loro le critiche ne sono allergici. Sì, dici? Ma ragazzi, sarebbe vilipendio alla maglia viola, eh? Vendono Amrabat, ci scrive Luca Martellacci. Se ce la fanno, Luca, Amrabat e tu ci pigli poco, eh? Non, secondo me non ci fai più svalenza un Amrabat. No, io credo i due giocatori principali su sono Martinez Quarta e sempre Nico Gonzalez. Sì, ma Martinez Quarta, Leo, io non mi ricordo quanto l'abbiamo pagato. Lo rivendono a 10. 15 milioni. Beh, dipende quanto sarà già ammortizzato. Probabilmente sono 10 milioni. Ragazzi, il tesoretto Corvino è finito. Vedo che lo scrive. È tutto finito, esatto. Io ho letto il Napoli ho letto che ti dà 10 milioni per Quarta, quindi sì. Bisogna dire. Sì. Ma il problema è sempre lo stesso, non è che si vende. Il problema è sempre quello. Amrabat, Nico e Caiode, totale 80 milioni. Ragazzi, ma Caiode è un terzino destro, ma che quotazione può avere un terzino destro? Un 2004 che ha giocato in Serie A? 25-30 milioni, 25, ma non di più. No, in Italia non te li dà nessuno. No, ma lo te li dà 30 milioni. Se io voto alla Fiorentina e mi chiedono 30 milioni per Caiode, cioè bastiamo 30 milioni per un terzino destro, ma non perché è della Fiorentina, dai, te lo comprano subito anche in Italia, Luca. No, io penso la Premier, La Premier sono d'accordo. Con malato, no, ragazzi, ma la Premier ha pagato 20 milioni Igor, voglia se ti danno 30 per te. Sì, certo, assolutamente. Che ha ragione lui. È un 2004, ragazzi, è praticamente moneta che puoi rivendere. Cioè, ma chi 2004. Se ne frega, ma è un ruolo inutile al calcio, è un ruolo inutile al calcio. Nel calcio sì. I ruoli veri sono tre, quegli altri sono inutili. Sì, questo quando sei a dover contare i soldi, quando non sai dove metterli, ti compri il terzino destro. È quello, ricordiamoci, Lo compra il Chelsea e tanto ce la li può buttare via. Sì, roba, sì. Ragazzi, in Premier non ci sono i problemi, non ci sono questi ragionamenti. Diceva Nassi, ma come si fa a vendere Nico a 45 milioni? I difensori me li faccio in casa, sì. I centrocampisti li trovo in Italia, dal centrocampo in su devo andare a cercare nel mondo le eccellenze, ecco, perché questo... le partite le vinco lassù. Ok, negli anni 80, ora è vera l'ultima per tutti i ruoli.
Sì, i difensori, io sono dell'idea, però costruire un difensore è più facile che ma costruire. Il difensore oggi non deve più solo difendere. T'hai ragione. Se c'è un difensore è che vero, difende e basta. Hai ragione, sbaglio io, sono consapevole. Ma io mi ricordo come vessavo i difensori quando giocavo io. Sì, ma è diverso. Lo so, è vero, non c'è era dubbio, era molto diverso quando giocavamo noi. Ragazzi, ma noi siamo a ruoli fissi. Sì. No, se ripenso a quell'epoca lì è veramente vent'anni è cambiato tutto assolutamente, non esiste più quello che già ragazzi fatto. Ma Nico 45 milioni è impossibile, no. Ma chi lo compra 45 ce ne vorrebbe due per fare 45 milioni prima di vendere due si vende due volte dai non scherziamo. Poi, ciao Alessio, ragazzi, ciao. Il valore di un giocatore lo fa chi lo compra, magari c'è l'amatore e ce li mette, questo chi lo sa. Sì, sai. No, veramente ragazzi, Andrea, possiamo parlare anche di chi si compra. Oggi è venuto fuori questo nome di Rui Silva, portiere del Betis, quindi possiamo parlare sì, anche chiesto, di non è questo grande portiere però, Ma certamente no, amico mio, che volevi che lo prendere, che volevi che noi andassimo su uno buono? Ecco, ieri sera strano perché l'altro giorno ho letto a bola. C'era scritto Rui Silva il nuovo Neuer sua bola. non credo ieri sera si notava su Diretta Gol un calciatore, si notava Lucas Chevalier. Oh mamma mia, ma l'avete visto le parate ha fatto Lille ragazzi forte. Io alzo le mani, questo se ha segnato Estevao, Diccioni 16 anni, quell'altro si è detto Beraldo. È imbarazzante. Se noi avessimo in mano la Fiorentina dei tre anni di italiano a quest'ora sgomiteremmo con l'Inter, o comunque le plusvalenze sarebbero roba seria, amico mio. Plusvalenze roba seria e la Champions una sana abitudine. Allora, ciao portiere di riserva e terzino di riserva, abbiamo speso 16-17 milioni, roba da pazzi per Christensen e Parisi. Però Parisi te lo ritrovi, Parisi te lo ritrovi. Sì. Christensen ora ve lo dico Parisi sì, okay. Ma cos'è, un gallo anche lui? Cos'è, un gallo fioco anche lui? È uno che l'Empoli, ma è come Baldanzi, ragazzi, ma e sono giocatori, innanzitutto valga 10 milioni, quindi già di queste, ma poi secondo voi, ma la Fiorentina dall'Empoli ha mai fatto un affare? Trovatemi un affare negli ultimi 50 anni che la Fiorentina ha fatto all'Empoli, quell'altro, trovatemi un giocatore che una squadra che vuole salvarsi vende a gennaio per salvarsi, cioè questi si devono salvare a gennaio la 9-2. Dai, ragazzi, no, veramente si è fastidiosi. Visto che il DS sarà burdisso, potrebbe scegliere un allenatore argentino tipo Gagliardo. Che spettacolo! Un allenatore sconosciuto argentino sarebbe un salto nel buio, ragazzi. Io l'argentino il nome l'avevo fatto, Esteban Cambiasso. No, aspetta. Un allenatore argentino tipo Gagliardo vuol dire un allenatore che non ha mai allenato in Italia. Il signor Gagliardo non ha mai allenato in Italia. L'unico argentino che accetterei è Loco Bielsa. Oh, ecco. Vi ringrazio perché mi stavate infastidendo. Immagini. Che bello sarebbe. Fa il doppio incarico, nazionale uruguaiana e fiorentina. Sì. Comunque, ecco, bravo Luca, mai visto il Lille? Cioè, veramente, ora io forse ho la fissazione, ma Fonseca li fa giocare bene, ragazzi, Fonseca li fa giocare bene, ragazzi. Veramente bene. Cioè, il Lille gioca bene, però si torna lì. Il Lille gioca bene, ma c'ha anche la squadra. C'ha David, c'ha Segrova, c'ha Chevalier, c'ha il centrale, c'ha il laterale. Il Lille è una buona squadra. È una buona squadra il Lille, sì. No, in Francia se la giocano, ragazzi. 2-1 se la possono giocare.
se la possa giocare. Non c'è dubbio. Quindi attenzione, noi che avevamo dato la Aston Villa, poi alla fine. Sì, alla fine se la gioca anche Victoria Pilsen, però ragazzi, io ve lo dico. Esatto. No, perché se la gioca anche lì e la sceglie, ve lo dico. Va sì, bene, sì, sì. Grazie Paolo. Bielsa sarebbe il sogno anche dell'architetto Puccioni che ci saluta. Sì, bravo. Caro Paolo, Puccioni, bravo. Resterà un sogno. Infatti Vicario non l'abbiamo preso, diciamo che gli affari non li vogliono fare, troppo facile arrivare dopo l'esplosione, ci scrive l'amico Andrea. Stanotte ho fatto un sogno incredibile. Attenzione. Ho sognato Tenerani che bestemmiava in onda, incredibile. No, lascia stare questi sogni. Ma cosa c'entra? Ma che sogno è? Ma lascia, ma non è che devi rendere stato, questa roba. Ce l'ho, ci sta, no, aspetta, perché ci stavo tutto un po'. Poi in realtà non era in onda. Perché non era in onda, era in pubblicità, no, ma era non un sogno. Fosse in onda. Era, cioè, un era sogno. Tutto un sogno, certo, era un sogno. Quindi è successo una paranoia incredibile. E siamo andati tutti a risentire la situazione. Vabbè. No, sì, bravo, vabbè, bravo. È meglio, lascia perdere. Ecco, no, ma ditemi un po', ma che pagelle ha dato ieri sera Duccio? Le pagelle di Duccio sono meno preparate del solito. L'unico pacco di ieri non ce l'ho fatta a sentirlo. No, guarda, devo dire la verità, ha fatto un video, non si vede niente praticamente, era una cosa pazzesca, quindi non l'ho messo perché però era al limite della cosa. Ora te le dico subito, aspetta. Bravo, leggile. Ora con calma, ragazzi, vado alla pagina Facebook dell'ottima, le dirà, no, c'era qui, eccola qui. Allora, Terracciano 6, Dodò 6,5, Milenkovic 6, Quarta 6, Biraghi 5,5, Arthur 5,5, Mandragora 5,5, Gonzales 5, Beltran 5,5, Sottil 5, Belotti 5,5, Italiano 5, Zola 5, Baracca 5,5. Ti sono piaciute? Allora, l'avete visto a un certo punto quando Milenkovic ha sbagliato il movimento rispetto ai compagni e loro sul calcio d'angolo stavano per farci il gol? Come fai a dare a uno che a quel livello sbaglia un movimento del genere, io non gli posso dare che 4. Per me è 4. Sono le basi. Quando ti interrogano a matematica, oppure l'esame d'analisi, ti dice, comincia, ti chiedono le funzioni continue. Non sai le funzioni, non sai la continuità, non si continua neanche. Torni al prossimo appello. Torni al prossimo appello. Se non lo sai. Tanto ce l'ho qua la partita, perché io sono tra i malati che l'ha rivista. E quando l'ho rivisto, non credevo ai miei occhi. Pensavo che fosse stata un'allucinazione quando l'ho vista ieri sera. Allora, io ho assistito a una scena di questo tipo pazzesca. Praticamente c'era una, non sapeva niente, in effetti era irritante, e il professore gli ha fatto, signorina, lei l'ha mai visto un libretto volare? E lei gli ha detto no, lui ha preso e gli ha volato dalla finestra, gli ha volato il libretto dalla finestra, e ha detto guardi, torni la prossima volta. Madonna santa. Mamma mia. Va bene, allora io vorrei... aspetta che me lo segno, bravo. Me lo perdo. Dice Masini lo conosce di sicuro. Masini lo conosce di sicuro. Non lo conosco e mi devo subito. Erik Rindstrom. Calcio. Ragazzi, ora il calcio nazionale è una delle poche volte che arriva dal Sud America in Europa, invece che il percorso contrario. Erik Rindstrom. Buon e fermo il campionato in Svezia. E devo dire che Spalletti è stato uno dei primi a farlo e ci ha vinto un campionato. E allora andiamo a prendere Erik Rindstrom. Domani lo pompo in radio. Domani andiamo in onda. Lunedì c'è la partita. Mario, voglio fare un'edizione speciale. No. Per dare il nome a un allenatore di cui non sai niente, così niente. No, non mi piace, io sono un romantico, a me questo è il Malmo, cioè belle, sono belle storie. Ora mi studio. Piace questo nome, lunedì lo metto dentro. Rindstrom, esatto. Bravo mio, ci hai dato un nome nuovo finalmente. Se Nico, che non ha fatto nulla, assolutamente nulla, contro il Victoria non prende 4, vuol dire che Duccio ieri aveva bevuto troppa birra, ho capito ragazzi. Però ecco, tutti i miei colleghi che sono andati là e che mi hanno riempito di foto hanno detto che almeno la birra era buona. Sì, la birra è molto buona. Ma i colleghi McChannelist? No, dell'altra azienda. Grande, grande Andrea, ciao, salutiamo il mitico Andrea.
svuotare l'azienda per andare alla Kosovo. Madonna, santa, ma ti rendi conto? No, si è svuotata l'azienda. È incredibile. I charter della grande distribuzione per andare in Kosovo. No, andati in macchina tutti. Tappa in Austria e poi sono andato. Ma in perché? Cioè, ma te hai pensato di andarci? Sì, ci ho pensato. No, ma non potevo andare, anche perché poi c'è il divorzio anche, tra l'altro, oltre che quello e oltre il fatto che c'era degli impegni importanti e non ci sono potuto andare, tra un per po' il... non vedevo neanche la partita, quindi... Per il calcio mercato di giugno suggerirai l'intelligenza artificiale come direttore sportivo, ci scrive Alessio. L'intelligenza nostra, non artificiale. L'intelligenza artificiale gli hanno fatto prospettare le Champions fino al 3000, sì. Una roba del genere. E c'è anche il Torino. Sì, ragazzi. Quell'esasperazione. Sì, ma per poterglielo fare a un certo punto diverge. Cioè, tipo te di la Salernitana. Certo, esatto. In Svezia è iniziato da poco il campionato, Leo, visto che sei esperto del campionato svedese. No. Visto che sei esperto. Perché Maremma Bona? No, perché Sport Italia fino a poco tempo fa aveva i diritti del calcio svedese e dava il campionato. Ora non mi pare lo dia più. Prendiamoli noi di Viola Fane i diritti del calcio svedese, norvegese e danese. Ma per vedere cosa? Trasmette noi sulle partite del campionato svedese, danese. Ma per vedere che cosa? I boscaioli, queste cose qui? Quelle robe è il calcio del futuro. Quello è il calcio vero. I talenti migliori sono lì. Sì. Va fatto, questo investimento va fatto. Domani scriviamo alla federazione svedese. Ecco, chiediamogli se invece se accettano di essere pagati con le view invece che diretti. mi sembra una buona cosa. Allora, l'intelligenza artificiale, ci scrive questo amico, ha suggerito l'acquisto di Torreira. Di Trevante Stewart alla Salernitana. Non so se mi spiego, ti immagini, ragazzi. Ma dipende che intelligenza usi, cioè, la qualità è tutto, eh. Esatto. Devo dire, ingegner Masini, che questo Copilot su Microsoft è eccezionale. L'hai provato? Io ho dei dubbi su questo. No, ho provato, ce l'ho da un bel po' di tempo. Ma dentro un hype iniziale, la versione quella a pagamento. Sì, esatto. Penso che alla fine deciderò di non rinnovarlo perché è molto limitato. Molto limitato. Sì. Sì, su Excel fa cose proprio scolastiche che anche guardando su Google te le trovi. Su PowerPoint fa le slide. Scusate, se mi posso permettere, no? Me lo traducete. Poi dopo, c'è i sottotitoli, ci sono i sottotitoli. No, però su PowerPoint fa le slide, ti fa proprio le slide. Ma le fa veramente didascali che non servono a niente. Sì, quello è vero. Sì. Su Word ti fa riassunti e che cavolo, prendo ChatGPT e me lo faccio fare da quello e non costa 20 euro al mese, cioè quella la versione free. No, Leo, per dirtela, se compri Office hai la possibilità, aggiungendo 20 euro al mese, di avere un'intelligenza artificiale che in teoria dovrebbe aiutarti nel lavoro, ok? Ma è molto limitato. Però, ancora, ma tu hai fatto quella da 20 o quella da 28? Perché c'è anche quella da 28. A noi hanno preso quella da 28. E non lo so se c'è tutta questa differenza. Che differenza c'hanno? È che praticamente quella da 28 include anche ChatGPT4 e ChatGPT Turbo dentro. La cosa incredibile è che su Excel, per esempio, ti fa tutti i grafici nelle schede, come gli dici tu. E nelle schede, nei fogli, come dici tu, e a me ha semplificato tutto quel lavoro di cui parlammo, Luca. A me non mi ha fatto un pazzire la Golf GT Turbo, c'era un mio amico, ce l'aveva il Golf GT 4, il 4 GT 5 sulla PlayStation. L'europarlamentare irlandese tifoso del Toro, top, grandissimo, che spettacolo. Sì. Poi io sono andato a vedere chi Lela, è un personaggio abbastanza ambiguo, non è che sia, cioè, fa simpatia, però poi ho detto, guardi, lei, insomma, fa meno simpatia.
Sì. Va bene, vedi? Vedi, Vespucci dice è un'intelligenza artificiale che si appoggia su un'altra intelligenza artificiale. È vero, sì, il modello è quello. Ma perché Microsoft l'ha comprato ChatGPT-4, giusto, ingegner Masini? Se ho letto bene. No, è il maggior finanziatore di OpenAI, non è... ok. Non l'ha, quindi diciamo per quello l'ha inserita dentro. Sì. No, noi parliamo di tutto perché della Fiorentina, perché cosa vuoi dire? Abbiamo già detto tutto. Con Excel, no, Pedri, noi... sai come si sente Pradè con il mercato viola? Ci scrive. Io mi sento, io, se vuoi ti dico come mi sento io, smarrito. Negli ultimi 5 minuti mi sono sentito smarrito. Ho sentito dei termini strani. Però sono aumentati like. Allora, prendiamo un corso di questa roba. Lua. Adesso l'ingegner Masini invece ci spiega la diffusione di Starlink dove arriverà. Questo mi interessa molto perché ho visto che questo me l'ha spiegato ieri Andrea, lei il wifi digitale no satellitare. però scivoli dode sui tetto, mettolo no la, è un tablet, è una sorta di tavoletta piccolina, un tablet, una testa piove, no, non c'è problema, va bene. No, almeno penso, però credo ci sia un problema. Però, ragazzi, Luca... ma che si aspettava lui? Che in Italia gli regalassero le frequenze? No, parliamone. Questi hanno speso miliardi. Sono americani, Volevo arrivare lì, Luca, volevo arrivare lì, perché il dato è quello, cioè, arrivano qua e pensano, ci sono le regole. Ma... Però pagate miliardi le frequenze, ma non miliardi di lire, miliardi di euro. E arrivano questi e non mi fanno lavorare. Non mi fanno fare lo stadio, bastava dicessi Elon Musk. Davvero, se Elon Musk arrivasse e dice no, sai, sono venuto in Italia, volevo mettere, no, però dice questi non mi fanno lavorare, no, pazzesco. È incredibile sta cosa. No, è incredibile. Questa cosa è incredibile. Però, però devo dire che quella connessione lì è interessante come modalità, se riesce a diffonderla. Sì, secondo te c'è abbastanza banda per tutti? Non ne sono no. Sul satellite secondo me non ci sarà. Il filo è l'unica cosa sana ancora. Un bel cavo, il vecchio fibra. Filo. Io ho il filo anche per il telefono, sulla prolunga. No, ma è normale. Il filo è tuo e ci passano solo i tuoi di là. E ci fai chi filo è mio e ci fai che ho io. Esatto. Oggi ho rivisto la partita per tirarmi su il morale. Accidenti, Gianluca. Proprio Gianluca, io non so perché te lo sei tirato su, perché io l'ho rivisto, ma non me lo so tirato su il morale. Però... Io, ragazzi, in effetti è stata una cosa pazzesca. Ciao Marco. Oh, è arrivato Aldair. Aldair, dacci un po' di aggiornamenti sulla partita. Parlaci di Lazio Salernitana, raccontaci un po'. Va bene. Fish dice i tifosi del Genoa caricano la partita tirando fuori. Sì, hanno fatto un comunicato. Sì, hanno fatto un comunicato strano in cui hanno detto che di fatto c'è odio sportivo fra le due tifoserie, che Firenze non è una passeggiata. Loro sono arrabbiati in realtà, anche un po' a ragione, perché il calendario li costringerà a giocare di lunedì a Firenze e poi di venerdì di nuovo il campionato. 4 giorni. Quindi fanno il posticipo e l'anticipo. Leonardo. Però gli succede una volta l'anno. Cioè, voglio dire, una volta l'anno. Ma quante storie fanno. Noi qui per 2 mesi giochiamo una volta ogni 3 giorni. Appunto, siamo avanti su tutto. Forse. E qui hanno tirato giù tutta una manfrina contro la FIGC. Poi hanno detto che Firenze, però non partiamo le altre perché c'è odio. Come ricorderete da Martina, rinvangando quell'episodio Martina Antonioni, e quindi hanno promesso di esserci tutti in gran numero a Firenze. Ma insomma, va bene. No, Aldair dice la Lazio vince 3-1 contro Campania, contro la Salernitana, questo è il punto. Contro la Salernitana. Aldair. Contro Campania. Contro Campania. Il nostro ex Pietro Iemmello, 12 gol con il Catanzaro. Sarà contento Massimo Mauro, che lo stimava tanto. Iemmello, ma per quella Massimo per quella... Mauro gli ha tirato una gufata perché stimava anche Barone. No, lascia stare, dai, da buono Luca, stai buono, stai buono Luca, stai buono. Lui è in forma stasera, fu l'intervista più surreale di tutto il mondo, cosa... teniamo d'occhio Iemmello questa settimana. Comunque Iemmello per categorie come la B o la Lega Pro è un buon giocatore. Sì.
ormai c'ha più di 30 anni di, anche lui. Van de Putte, lì piace Van de Putte, quello anche a Panzaro piace, bravo lui, quello è lui, quello forte, è lui quello forte, sì, ma è loro o, la, o ce l'hanno in prestito? No, credo, no, credo sia loro, sai, loro. Va bene, ma credo non sia nemmeno giovanissimo. Oh, c'è una notizia di Aldair. Mettila, attenzione, Atalanta ha vinto contro Liverpool. Bravo, Aldair. Oh, ottimo. Mi sembra un grazie per averci dato questa notizia in anteprima. Grande vittoria. Quanto ha vinto? Quanto ha vinto? Google News. Sapevamo. Guardi quanti anni ha Van de Put. Mamma mia, guarda, te lo guardo subito. Guardo sulla piattaforma, a parte quello si vede anche. Tutte. Eccolo qua, è belga questo signore, belga. È belga, è del Catanzaro, è del Catanzaro. È 28 anni, 28 anni. Vedi. Signor Van de Put. È lo stesso? Van de Put... Gioca nel Catanzaro. 14 febbraio 96, nato a Gand, gioca nel Catanzaro. Allora non è lui. No, non è... No. Cioè, sì, era tanto... È tanto il Van de Put. 100 partite, 25 gol e 50 assist con il Catanzaro Van de Put. Accidenti, ragazzi, incredibile. Spettacolo. Da tezio sinistro. Sì. No, Lodi. Gioca ala sinistra. Che ala, gioca esterno. Ala. Esterno, esterno attacco. Ma io ti dico, e lui inizio, allora se lo fa da quest'anno. Perché lui me lo ricordo basso, non alto. Secondo me ti ricordi Van der Voort. Darsi. Van den Borre. Te lo ricordi Van den Borre? Van den Borre, ricordo, sì. Luca, lo usi White Scout? Lo usi White Scout? Lo uso, lo uso. Anche se ora stiamo provando a passare un'altra piattaforma. Bene. Milan-Roma 0-1. La Roma mi ha piuttosto questa partita. Sì. Ma stasera c'è dei problemi, caro mio. Grande aggiornamento di Aldair. Aldair non scrive più perché non si può vedere questa roba. Stasera vai alle coricati. L'odio risale a un Fiorentina-Genova 79-80, decisiva per la permanenza. In Apruzzo sbagliò un gol clamoroso e retrocesse. Questo ci scrive l'amico. Questi sono peggio di 6 mesi che ancora ricordano la Pallina. Però Fiorentina e Genoa non gli è parso il vero di essere amici 4 anni fa, quando si doveva far retrocedere l'Empoli, ti ricordi? Sì. Comunque, Leo, ho guardato su White Scout e sì. Van de Put nella sua carriera, il ruolo dove ha giocato più spesso è stato terzino sinistro. Attenzione, Petri colpisce ancora questa volta. Tante roba, questa volta ce l'ha fatta. Ragazzi, ma il calcio non ha segreti. Va bene, okay. Questo è... noi ce l'avamo. Orgoglioso di me. Soprattutto Leonardo, qua dovresti dire che tu hai memoria, a differenza nostra, che ci ricordiamo solo certo, come gioca ora. Certo, ho visto certo, quest'anno. Certo. Così. Sono io ho memoria storica, capito? 4 anni fa la Fiorentina aveva messo gli occhi su Rafinha del Barcellona quando ancora non era titolare. Ci ricorda me lo ricordo bene. Non che aveva messo gli occhi, sembrava fosse realmente interessata a questo giocatore. Poi andò in Inghilterra in una squadra non eccezionale. E poi andò al Barcellona, al Bournemouth, mi sembra, o al Brighton, no, forse al Brighton, forse. Nel 2019 potevamo mandarli in B, Genova. Guarda un po', perché lui è passato, secondo me, dal Brighton. Rafinha? Sì. Che... Ora, su questo sono meno sicuro, ma in Inghilterra sicuramente. Allora, Rafinha, che c'ha 31 anni, signor brasiliano, questo qua? Lui è... Esterno? No, come si chiama? No, è scritto PH, Rafinha, R-A-P-H-I. Quello era lo Sporting Lisbona. Ah, ok, eccolo qua. Rafinha, eccolo qua, questo signore. Vediamo un po' questo signore. Questo signore ha giocato allo Sporting Lisbona, a Rennes, al Vittoria Guimarães, a Leeds United, Leo. A Leeds. Leeds, era da Bielsa. Era da Bielsa. Ecco perché era da Bielsa. Mi sembrava di ricordarmi, era da Bielsa. Grande Petri, veramente bravo. Molto bene, molto bene. Leeds con Bielsa.
a Leeds, guarda, erano tutti, lo sapevano già tutti. Era figlia. Luca, chi sono stati i peggiori ieri dalle statistiche? Ti domanda Gianluca. Ho guardato più che altro le statistiche di squadra e ho guardato una cosa che avevo visto male e quindi, ovvero mi sembravano più bravi loro sui colpi di testa. E invece siamo stati in media, nostra solita media, sui colpi di testa. Quindi il problema è che abbiamo vinto gli scontri di testa, i difensivi, ma abbiamo perso tutti quelli offensivi. Tutti quelli offensivi. E questo è stato uno dei motivi per cui non riusciamo mai a alzare la palla. Tra l'altro, ieri sera con Marco, che ho visto che è arrivato, si discuteva del fatto che potessimo giocare sulle seconde palle come con l'Atalanta. Però secondo me ieri sera avremmo fatto la fine di Juventus-Fiorentina. Non avremmo avuto modo di giocarla. Ma ieri sera, se guardate, l'italiano ha trovato un modo molto diverso di giocare. No, Leo, fai pure, eh. proprio lì. Se vuoi. È un ci ho pensato, abbia pazienza. Chiedo scusa. Voto italiano ieri, ti domanda Vespucci Viaggi, Luca. Voto italiano. Italiano ieri ha voluto pareggiare, ci è riuscito. Per ora gli diamo 6, però, anzi no, 5,5, perché deve rimediare a Firenze. Così può rimediare. C'era un amico che invece domandava: fareste tanti cambi lunedì per tenerli per la conference? Domanda Samuele. No, non ce l'abbiamo, giocatori, che cambi. Bravo, che cambi per fare? Ma poi può tornare a Caiode, torna Ranieri, gioca a Parisi, sì, ce li hai, questi ce li hai, se tu li vuoi fare, questi ce li hai. Il portiere non ce l'hai, a centrocampo, ma però è meraviglioso italiano, no? Perché ci sono delle fittonate con giocatori che sono titolari inamovibili e poi improvvisamente spariscono totalmente dalla circolazione. Davvero? L'ultimo è Duncan. Duncan non gioca più. Gioca più, ha smesso. Non levava nemmeno con le cannonate. Ora non gioca più. Ma ora lo rimette, dai, l'ha messo col Milan. No, ma bene dall'inizio. Sì, dall'inizio. Sì, l'ha fatto anche gol, è vero. Allora giocherà Duncan, giocherà Bonaventura, credo, non lo so. Non sta bene, lo tiene per giovedì. Questa è l'unica cosa Bonaventura, che penso possa fare per giovedì, sì. Va bene, allora giocheranno Duncan e Lopez, perché Duncan e Mandragora si è già visto mille volte e non va bene. No, Duncan e Mandragora non funziona. Allora, ragazzi, dunque, intanto vedi, Samuele trova anche tempo per, diciamo, darci lo spunto per farvi guardate gli shorts di Viola Fan, perché abbiamo messo quello di Trevisani che parla della partita più noiosa tra Fiorentina e Genoa del 2019, sì. Dice poi non capisco le critiche italiano, però i nostri amici hanno commentato dicendo che ce n'è un'altra di partite che, come quella Bologna-Fiorentina del marzo del 1979 0-0, chissà se avete, io non so nemmeno di cosa si tratta, però no, voi? Me la son persa. Qui ci vorrebbe Giovanni Galli, che forse era lui c'era. Esatto. Dico, vabbè, quando lunedì, quando sei alla radio, domandaglielo, certo. Se quel Bologna Fiorentina del 1979-0-0 fondamentalmente non... perché tanto siamo alla vigilia della partita, è buono, glielo chiederò. Ti domandi, scusa, ma quel Fiorentina Genoa del 79, fu una cosa così. Lunedì X fisso, Petri, gioco la casa, ma Marco, stai buono a giocare queste cose. Ottimo, bravo. Sull'X. Allora, quanti... esserci qualcosa in quel... dopo me lo guardo, perché c'è proprio un video su YouTube di questo Fiorentina Bologna. No, merita un approfondimento, merita un approfondimento. Ma a Firenze, stando a quello che ha scritto l'ottimo Massimo Lenz. Bologna Fiorentina 0-0, scusate, 11 marzo del 79. Massimo Lenza. Sì, Lenza. No, perché stasera ci doveva essere Massimo da Mestre, che però aveva un impegno, quindi non è presente settimana. È lui, Massimo Lenza si chiama, non Lanza. È lui. Ah, ha detto è lui?
Sì, no, è lui, secondo me è lui questo qui, però vediamo, boh, vabbè. No, no, ah, no, no, non è, no, no, studia, no, non lo so, non lo so. Potrebbe, no, studia, non studia niente, no, no, no. Ha studiato, vabbè, comunque, vabbè. Massimo Lenza ci dice Bologna-Fiorentina 0-0, 11 marzo del 79, dice, io c'ero, non potete... Ora si va a vederlo, ora si va a vederlo. Però 11 marzo è una roba a metà stagione, non è alla fine. Sì, sì, infatti. Sì, anche nel 79 i campionati andavano avanti fino a giugno, maggio. Non c'era, sì, sì, nella mia, non c'era mica riscaldamento globale. Sì, sì, sì. Va bene, allora, buonasera, ma Barak, mi sembra che giochi con una persona sulle spalle, vi pare? Domanda Alessandro. Facendo riferimento a Barak, ritorna? Sì. È un po' la formazione, Galli, Leli, Tendi, Galbiati, Galdino, Amenta, Restelli, Bruni... Sella, senti il lavoro, senti, Fiore, senti il lavoro, Gallo Stagioni e 9 e 9 Tomatelli. A disposizione Paradiso, Perdoni, Pagliari, fine qui. Allenatore, ah, basta. Allenatore, c'erano in panchina 3, allenatore Paolo Carosi, il babbo, mi ricordo che piccino non lo poteva vedere. No, Paolo Carosi. Paolo Carosi è definita la peggior sciagura di Firenze dopo l'alluvione. No, davvero? No. Sì. No, vedo i fantasmi di Glasgow Rangers e spero di sbagliarmi. Cioè, Madonna, voi dite che andiamo ai rigori? Che andiamo ai rigori? No, ma loro sono peggio dei Rangers, dai. No, io penso. Ma anche noi siamo senza lucro. Io penso si passi noi. È probabile, ma non è sicuro. Non è certo. Ai tempi i campionati finivano a metà. Ti prego, non dire più infantile. Ormai arrenditi, Fish. Non è possibile. Alza le mani, arrenditi. Fish, mettici il team manager, anche lui potrebbe dare qualcosa in più, però sì, è uguale, non è che nessuno può. Va bene, ragazzuoli, oh, abbiamo fatto un'ora di live, un'ora. Hai visto? Live. Ha parlato di Excel, di Word, di Office, di IA, di IP, di C, di Starlinks, di cose strane. Ciao ragazzi. Stasera abbiamo perso tutti i follow, No, io sono antiquato, la gente ci segue, è moderno. Vabbè. Dai, speriamo. Ha parlato con Burdisso, Fish, ma di cosa ci hai parlato, Fish? Aspetta, di cosa ci hai parlato, Fish? Raccontaci. No, aspetta, gli hai detto di Infantino, gli ha detto Burdisso. Giusto, va bene, non nominare il nome di Infantino. Chi? Una sera nel finale, 10 minuti si butta dentro anche Fish. Top di gamma, Fish. Può accadere di tutto, sì. Ci chiudono. Va bene. Allora, ragazzi, ciao, ragazzi, grazie a tutti e buonanotte. Ci sentiamo nei prossimi giorni qua su Viola Fan. Qualche intenzione, Leo, vero? Tra domani e domenica, chissà. Vabbè, vedremo. No, grazie a tutti. Domenica ci siede in qualche modo. Domenica ci si vede. Io non so se ho il coraggio, lo scaricate due partite, non so se ho il coraggio di vedere il Genoa di Gilardino. Ciao, ragazzi. No, gli ha detto di Infantino, Fish. Gli ha detto di Infantino, Burdisso. Gli ha detto di Infantino. E che ti ha detto? le pilloline. Mi ha detto a qualità. Mi ha detto a qualità. Qualità. Gli ha detto non prendete niente. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.